Ciao ragazzi e benvenuti in una video recensione di App VideoReview. Oggi voglio presentarvi come applicazione DrawWords, che è praticamente un gioco, un classico gioco da tavolo adattato al nostro iPad. Potremmo dire che DrawWords avvicina molto al gioco del tabù, quindi quello di dover indovinare delle parole. In questo caso chiaramente non abbiamo la possibilità di dirle, ma dovremo disegnarle direttamente sul nostro iPad. Andiamo comunque a vederle insieme. Questo è lo splash screen dell'applicazione e questa è la sua schermata iniziale. Come vedete, in basso ci sono le istruzioni e la possibilità poi dopo di fare un play. Andiamo a fare insieme il play. Come potete vedere, ci sono le possibilità di effettuare l'inserimento delle squadre, in questo caso inserito come blu e come rossi. Qui potremo effettuare le modifiche dei giocatori all'interno delle squadre, inserendo chiaramente altri personaggi, quindi vengono inserite 4, possiamo tranquillamente aggiungerne altri e modificare i nomi di quelli esistenti. Adesso per prova possiamo tranquillamente lasciare questi che già ci sono e andiamo a vedere come funziona. Appena parte l'applicazione ci mostra i comandi di gioco. Abbiamo praticamente sulla sinistra una palla rossa, chiamiamola così, dove viene indicato il tempo che va a che man mano scorre. Poi due piccoli settori dove sulla parte altra ci sono i punti che verranno assegnati per la risposta corretta e quelli che verranno invece sottratti alla squadra avversaria se questi verranno se le risposte verranno date correttamente. La parte invece azzurra ci dà il punteggio della squadra. Questo qua invece servirà per fermare il tempo e dare la risposta. Andiamo comunque adesso a vedere come fare per giocare e lo vedremo direttamente insieme. A questo punto, come potete vedere, parte questa specie di block notice in cui ci dice che ci viene indicata la categoria della parola che dovrà essere comunque comunicata al compagno di squadra. A questo punto verrà data la possibilità di vedere a chi dovrà disegnare l'oggetto la carta per alcuni secondi, per la precisione 5. Dopodiché potremo semplicemente, basterà semplicemente disegnarla. Il problema di questo tipo di applicazione da poter fare la videocensione è che necessita che l'iPad sia in posizione orizzontale, quindi durante il gioco per pochi momenti dovrò comunque appoggiare l'iPad. Quindi noi adesso in questo momento lo appoggiamo, clicchiamo sulla carta stessa ed ecco qui che la parola da indovinare sarà jackpot. Non è sicuramente delle più semplici. Andiamo a premere continua. Adesso cominciamo per esempio a disegnare qualcosa. Sinceramente jackpot non saprei proprio come disegnare. Facciamo per esempio qui le macchinette dove si gioca. Sinceramente jackpot. Anche perché io con questo tipo di giochi non sono delle migliori. Comunque, per esempio, diciamo che fermo il tempo a 25 secondi. Come avete visto, il punteggio decresce man mano che passano i secondi, quindi più tempo ci metterò e peggio sarà. A questo punto, una volta fermato il tempo, bisognerà dire se la propria parola. Se è giusta, basterà premere sulla lampadina, altrimenti col cerchietto. Facciamo finta che l'abbiamo corretta, l'abbiamo detta corretta e quindi come vedete ecco qui ci vengono dati 60 punti. Nuova carta da parte di Kim, quindi nuova squadra. Di nuovo appoggiamo l'iPad in questo caso e premiamo la carta rossa e ci dice che la parola successiva è girandola. Aspettiamo i famosi 5 secondi e andiamo avanti a disegnare questa famosa girandola. Facciamo per esempio questo, bruttissimo come disegno lo so, quindi evitiamo commenti con per esempio il segno del vento e queste che camminano.
Vediamo cosa succede se invece la risposta è errata. Ecco qui che non ci viene dato nessun punto e andiamo avanti con il nostro giocatore. Questo è il gioco. È un gioco che comunque fatto insieme ad altre persone è divertente, soprattutto se quando si gioca c'è una persona come il sottoscritto che è totalmente negata a disegnare in qualsiasi maniera, quindi praticamente impossibile da indovinare qualsiasi tipo di oggetto mi possa essere assegnato. Torniamo quindi al menu. Adesso dovremo per esempio disegnare il sassofono che sinceramente evito perché non voglio dare questo dolore agli amanti della musica. Torniamo quindi al menu iniziale e ci viene chiesto chiaramente la conferma dell'uscita. Questa è l'applicazione, qui comunque in basso ci sono le famose istruzioni che vi dicevo prima, eccolo qua, quindi comunque è perfettamente chiaro come giocare, non è nemmeno particolarmente difficile. Esiste anche una piccola versione per iPhone che si chiama Draw Words Deck, che servirà per poi utilizzare comunque l'applicazione via iPhone contemporaneamente. Questa è l'applicazione che oggi vi ho voluto mostrare, un gioco molto, molto divertente, l'ho giocato con alcuni amici e devo dire che ci siamo veramente divertiti, tantissime risate, appunto anche perché bisogna essere bravi a disegnare, altrimenti le parole sarà difficilissimo farle indovinare. Esiste anche il classico pulsante dei crediti per capire chi ha sviluppato questa applicazione e l'eventuale supporto. Detto questo io vi saluto, vi ringrazio ancora una volta di averci seguito, ci vediamo alla prossima video recensione e non dimenticate di seguirci sia su Facebook che su Twitter, nonché di iscrivervi al nostro canale YouTube. Ciao ragazzi e alla prossima!